Nella giornata di ieri si è tenuto l'evento ID Xbox, nel quale Microsoft è andata a presentare diversi videogiochi indipendenti decisamente interessanti. Purtroppo bisogna dire che la gestione dell'evento è stata assolutamente incomprensibile, di una noia mortale. Sono stati spalmati praticamente i vari annunci dei vari videogiochi in circa 3 ore. Ma, signori miei, la buona notizia è che dato che io ho visto queste 3 ore per voi, voi non dovete guardarle. Qui di seguito vi andrò a mostrare gli annunci che secondo me sono stati più interessanti. Ci tengo a precisare che sono tutti videogiochi indie e saranno classificati in ordine di hype. Ovviamente, essendoci stati una marea di annunci, ho messo solamente quelli più interessanti, quindi saranno classificati per hype, ma sono comunque quelle con l'hype più alto, diciamo in questa maniera. Bene, direi che siamo pronti a buttarci in questo viaggio, ci vediamo un piccolo spot pubblicitario, dopodiché ci vediamo tutto il video senza interruzioni. Il video di oggi è sponsorizzato da Surfshark, un servizio VPN che permette di proteggere la vostra privacy online in maniera semplice ed immediata. Surfshark cripta tutto il traffico internet inviato da e verso i tuoi dispositivi e assicura che il tuo indirizzo IP rimanga nascosto per assicurarsi che nessuno possa vedere ciò che fai online. Inoltre, blocca pubblicità invasive, tracker, malware e tentativi di phishing. E a differenza di tutti gli altri servizi VPN, puoi usarlo contemporaneamente su tutti i dispositivi che desideri. È veramente semplice da utilizzare e bastano pochi clic per configurare tutto. Gli usi di un VPN come Surfshark possono essere molteplici. I principali utilizzi riguardano ovviamente la sicurezza digitale, tuttavia può essere veramente utile anche per avere accesso a servizi non disponibili nel nostro paese. Ad esempio esistono serie TV disponibili solo su Netflix UK, così come prodotti su Amazon o su altri siti che vengono venduti solamente in determinate nazioni. In descrizione trovi il link per scaricarlo e utilizzando il codice sconto DadoBucksVPN, tutto attaccato, avrai la possibilità di provarlo per 3 mesi gratuitamente. Surfshark, per navigare in sicurezza tenendo a bada gli squali. Exomecha è uno sparatutto futuristica in prima persona sviluppato da Twisted Red Games. Sarà disponibile per Xbox Series S, X ed Xbox One. Sarà free to play e a livello stilistico mi è sembrato un po' un incrocio tra Halo, Crysis ed un pizzico di Titanfall. The Ascent è un gioco di ruolo isometrico ad ambientazione cyberpunk con un gameplay puramente action. Il trailer si è concentrato sull'aspetto multiplayer cooperativo, che rappresenta una delle caratteristiche fondamentali del titolo. Omno sarà un platform puzzle game nel quale il giocatore dovrà scoprire i segreti di questa ambientazione onirica, aiutato dai poteri del bastone in suo possesso. Lo stile estetico e l'atmosfera sono sicuramente le prime due caratteristiche che mi hanno colpito. Ed arriviamo a Song of Iron, il primo Most Wanted di oggi. Titolo action in 2,5 dimensioni, con sessioni platform e di combattimento, ambientato nelle terre nordiche. Saranno presenti anche alcune fasi stealth per evitare taluni mostri particolarmente temibili. Diversi sono i riferimenti ad elementi soprannaturali e alle divinità norrene. Guardatelo bene questo trailer e tenetelo d'occhio, perché secondo me sarà veramente una bomba. The Wild at Heart sarà disponibile dal 20 maggio di quest'anno. È un gioco 2D action adventure nel quale i due bambini si ritrovano in un misterioso reame nascosto. Lo scopo del gioco sarà quello di collezionare una serie di spiritelli, che rappresenteranno anche il principale modo per attaccare nemici e risolvere i puzzle nello scenario. Void Train è stato il mio più grande punto interrogativo, un survival nel quale controllerete e migliorerete un treno in un'avventura infinita, piena di rischi e sorprese. Sarà disponibile in single player ed in multiplayer fino a 4 giocatori. E qualora ve lo steste chiedendo, sì, ho copiato la descrizione di Steam, dato che in realtà dal trailer non ci avevo capito niente. Moonglow Bay è un gioco di ruolo che punta ad essere rilassante e che alternerà delle sezioni di pesca a delle sezioni di cucina del pesce. Presenterà sia il single player che la co-op locale ed avremo come scopo il risollevare l'economia di una piccola cittadina in decadenza. È stato mostrato anche The Art of Rally, che arriverà dunque anche su console. Per ora è già presente su Steam e ve lo consiglio caldamente. Un pregevolissimo gioco di guida caratterizzato da uno stile estetico inconfondibile. Lo Stadelons è il mio secondo Most Wanted di oggi. Sembra essere uno strategico in stile Fire Emblem, ambientato in un mondo medievale, con personalizzazione del personaggio e delle truppe. Purtroppo c'è da attendere ancora parecchio, dato che dovrebbe uscire nel corso del 2021, però onestamente credo che questa possa essere solamente una buona idea, dato che addirittura nel gameplay trailer era possibile individuare dei cali di framerate.
Craftopia è un mischione incredibile, c'è un po' di Fortnite, un po' di Zelda Breath of the Wild, un po' di boh, ed è uno di quei giochi che più difficilmente sono riuscito ad inquadrare. Devo dire che ha suscitato la mia curiosità e voglio decisamente saperne di più. Narita Boy è un action adventure in pixel art ambientato nel Digital Kingdom. L'eroe dovrà svelare i misteri della Techno Sword e combattere contro gli Stallions corrotti per salvare il mondo. Sì, anche questa descrizione l'ho copiata da Steam. Uscita prevista per il 30 marzo 2021. Hello Neighbor 2 si è mostrato in un trailer decisamente interessante, il quale focus è stato sul machine learning. L'antagonista, infatti, imparerà dai comportamenti dei giocatori di tutto il mondo per offrire un'esperienza di gioco sempre più imprevedibile. Terzo most wanted di oggi, Lootriver, un dungeon crawler roguelike d'azione che combina scontri in tempo reale con spostamento di blocchi in stile Tetris. Meccanica veramente interessante. Il giocatore attraverserà antiche rovine, affronterà mostri abominevoli in un'ambientazione dallo stile retro che mi ha colpito particolarmente. Chivalry 2 è uno slasher multiplayer in prima persona, ispirato alle battaglie medievali cinematografiche. I giocatori si tufferanno nell'azione di tutti i momenti più iconici dell'epoca, dal fragore delle spade alla pioggia di frecce incendiate, fino agli assedi ai castelli. Grazie ad ExoOne potremo viaggiare attraverso il tempo e lo spazio. Nei panni di un pilota che guida un misterioso mezzo alieno, intraprenderemo un viaggio interplanetario ai limiti dell'incredibile, grazie alla possibilità di manipolare la gravità. Deathstore, quarto most wanted di oggi. Devo dire che inizialmente l'idea di essere un uccello con la spada non mi faceva impazzire. Quando si è iniziato a mostrare il combat system mi sono ricreduto. Decisamente interessante e decisamente da tenere d'occhio. Già aggiunto alla wishlist. Nobody Saves the World è il nuovo gioco degli autori di Guacamelee e si tratta di un action RPG con visuale top-down, in cui potremo esplorare una serie di dungeon pieni di nemici, tesori e segreti. E concludiamo con 12 Minutes. Si era già mostrato in un trailer, ma ho deciso di aggiungerlo ugualmente. Un thriller interattivo punta e clicca, dalla durata di 12 minuti, che dovremo ripetere all'infinito fino a risolvere il loop temporale. Vado a nozze con paradossi ed enigmi, quindi 12 Minutes si va a prendere il quinto Most Wanted di oggi. E questo, signori, è tutto. Io come sempre vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a farmi sapere in un commento che cosa ne pensate degli annunci che abbiamo visto oggi, a farmi sapere qual è il vostro preferito. Detto questo, vi do chiaramente appuntamento al prossimo video. Alla prossima, ragazzi. Ciao!